Fatto lo bicchierebbe. Ciao a tutti, io sono il Cicoria e siamo qui per Rolling Stone con Massimo Pericolo, Vastè e Speranza. Qual è il vostro background? Da cosa provenite? Dal lavoro, nel senso, negli ultimi anni comunque, vabbè, al di là di quello che dicono le canzoni, quindi dal resto, tutto quello che c'è stato prima, negli ultimi anni ho investito sulla musica, però cercando, cioè, infatti, un po' di sopravvivere, diciamo, in modo giusto, quindi ho cambiato tipo 15 lavori e 10 case, quindi vengo da questo, da una vita normale. Vengo da, appunto, un quartiere di Genova. Il mio approccio al rap è stato in strada per divertimento, come aggregazione con gli altri, quindi averlo portato adesso a un livello più alto mi rende comunque contento e il viaggio non è ancora finito, insomma. Infatti loro dicono una cosa giusta, che appunto ne veniamo dal lavoro, nel senso che con tutto quello che c'è dietro, i guai che sono stati fatti, ok, il lavoro è una cosa che ci ha aiutato. Quindi un consiglio che voglio dare a tutti: per andare avanti si deve sudare. Ho schillato, dovrei essere in FIFA. Sono schillato, killato, dovrei essere in vita. Le città da dove provenivano i rapper più famosi sono o Roma o Milano. Invece voi siete riusciti a carpire l'attenzione sul pubblico e a puntarla nella provincia. Come affrontate voi questa cosa? Io l'affronto bene, perché dico, finalmente si riesce a far parlare di noi in maniera diversa, anche chi si pensa che venire da altri mondi, da altre capitali, sarebbe un handicap, quando ma non lo è proprio, perché per me poi la capitale del rap italiano rimane sempre Bologna, poi le altre si sono create dopo e quindi noi ne creiamo altre. Nella mia testa boom, quando parte il beat, senti come suona sangue misto e qui 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 chi c'è, c'è, ce ne fa, why yo, e cazzo lì me cico, te la dico. Vi siete costruiti un team di persone, per esempio, che ne so, io iniziando ad ascoltare te, Speranza, ho ascoltato pure le altre ragazze di Caserta, Razza B, Rafilù. Quali sono queste figure che più nella vostra vita quotidiana da rapper vi aiutano? Io parlo per me, poi per loro probabilmente è diverso, però non c'è mai stata questa aggregazione qua. Ho iniziato a scrivere da ragazzino ed era una cosa che facevo soltanto io, cioè il rap era una musica che ascoltavo soltanto io. E quindi è stato un po' sì, tipo un'aggregazione, ma con un mondo che non esisteva dove stavo io, no? Cioè mi sentivo parte di qualcosa, anche se era magari in America o qualcosa, no? Poi in Italia ai tempi, non so, non c'era tanto, no? C'era quando è uscito Fibra, almeno quando io l'ho scoperto, poi è stato lui il primo che mi ha fatto sentire ancora più vicino a questa cosa. Certo, all'inizio eravamo da soli, nel senso, quando abbiamo scoperto il rap, mettersi i ghetto blaster nelle cuffiette, mettersi quelle cose che conoscevi solo tu nell'arco di tot chilometri quadrati era, cioè, già di per sé soddisfacente, perché ti sentivi diverso dagli altri soltanto perché lo ascoltavi e lo capivi. Poi quando la cosa, diciamo, ha preso piede, quando il rap è divenuto moda, è venuta meno questa cosa di sentirsi un alieno, capisci? Perché s'era massificata. S'era massificata. Io noto che c'è una differenza abissale tra come voi apparite al pubblico, penso alle tute Zeus o Givova, in confronto a persone che magari ostentano continuamente gioielli, cose così. Come può essere, cioè, lo status symbol nella ricchezza, no? Quindi la macchina, l'orologio, il vestito firmato, allo stesso tempo nella, diciamo, povertà, tra virgolette, se in Italia si può parlare di povertà vera e propria, comunque anche la tuta Zeus è uno status symbol di quello, no? Anche l'appunto nel video mio, cioè, è uno status symbol di quello. Quindi secondo me la cosa importante è rappresentare quello che sei. Quindi se divento ricco me la metto la collana, magari, no? Ma è coerente con quello che sono io, quindi, cioè, questo io penso, la coerenza prima di tutto, non è tanto mettersi una cosa piuttosto che un'altra. Il mondo è bello perché è vario, comunque niente da criticare a chi si pavoneggia con orologi belli, okay.
Perché penso che fa anche parte oggi di questa scena con gente che è brava, ma quindi ognuno ma fa ma quello che vuole. Poi comunque io venendone dalla scena francese, ma penso che cioè sono cresciuto con questa cosa che di essere quello che sei, ma è una scena diversa, quindi ognuno ha la sua identità. Voi siete molto essenziali e siete maturi nell'apparire verso il pubblico, molto più di persone che stanno sempre ad ostentare le cose, e questa cosa si traduce pure nel quando vi si ascolta. Cos'è che determina in un rapper quello che diciamo poco tempo fa veniva definito real o fake? Cos'è che definisce che un rapper è veritiero al giorno d'oggi? Questo secondo me è difficile da stabilire da fuori, nel senso che cioè, da una parte poi può essere pure triste per una cultura come l'hip hop che punta tanto sul fatto di essere vero, ma secondo me comunque un rapper è come uno scrittore, no? Tu puoi trovare magari una persona bravissima a scrivere, adesso non faccio nomi, però poi le cose si sanno. Magari una persona forte a rappare e rappa di certi argomenti, poi in realtà non li ha vissuti magari sulla sua pelle, no? Quindi quando riesci a trovare tutte e due le cose è una rarità, lì forse te ne accorgi. Cioè ti accorgi quando qualcosa è vero, quando è finto secondo me non sempre riesci a capirlo da fuori. Bella sta cosa però che hai detto che diciamo per essere real devono matchare tutte le cose. Sì. Devi essere coerente. Quando hai tutte e due le cose, quindi riesci ad arrivare a parlare a gente con i tuoi stessi problemi, e lo fai con le capacità, sai, tipo, è il miracolo, no? Cioè, coincide tutto. Sì. È il prescelto. Sì. Dipende anche dalla vita che fai e quindi ma come la esprimi. Io pubblico, ma non ne scemo, noi siamo stati anche noi parte di pubblico e lo siamo ancora. E quindi fino adesso che ci sono stati 3.000 diamantati, di cui 3 veri, aspettatevi anche a 3.000 gipovati se la cosa ma va avanti. Diventeranno fake anche loro. Siamo 7 miliardi, fatto un cazzo degli altri. Voglio 7 miliardi, ho detto 7 miliardi. C'è qualcuno che durante la vostra carriera ha parlato male di voi? O va dissato? Ringraziando a Dio, a me no. Però io penso che il vero dissing si fa per strada e non nella musica. Sono contro il dissing. Nella musica la trovo una cosa ma proprio inutile. E quindi se succederà, cioè non c'è nemmeno bisogno di risposta, perché basta che premo play e parta la canzone, ma chiave da mamma, devi capire. Chiave da mamma, chiave da mamma, chiave da mamma, chiave da mamma. Quali sono le persone o le figure lavorative che vi hanno messo in connessione e hanno fatto sì che si sviluppassero questi rapporti non solo di amicizia ma anche lavorativamente? Perché io per esempio vi vedo che state sul palco insieme molte volte. Beh, secondo me in realtà principalmente internet che fa questo lavoro, perché se ti devo dire una cosa ho detto mille volte, è stato Rafi Lu per me a permettermi poi di conoscere lui, di conoscere, conoscendo lui, Crookers, di firmare per Pluggers. Cioè è stato tutto un giro di cose che però è partito da una chat su Facebook con Rafi. Io invece ne approfitto dell'occasione perché devo ricambiare il favore, perché mi sento un po' con tutti ormai, cioè è creata tipo una famiglia, cioè, si parla un po' con tutti, no? Però il primo lo dico oggi perché è arrivato un momento, grazie Guè, che è stato il primo a dire speranza è forte, capito? Tutto nero range over, sto tra Saturno e Giove, sotto nord sud est ove, con sottofondo Beethoven. Vorrei sapere il vostro rapporto con appunto lo scrivere i testi e se in qualche maniera vi censurate sotto certi aspetti. No. No, non c'è nessun tipo di censura. Poi
fatto anche della bestemmia, cioè in realtà non so, in Italia è proprio una cosa reale la bestemmia, cioè abbiamo proprio una cultura. Poi ci si scandalizza se diventa pubblica, ma come tante cose, tanti vizi che ha la gente, che poi finché rimangono in casa propria, ok. Dici, io non sono ipocrita, lo faccio nel mio privato, perché non lo dovrei fare pure quando pubblico qualche cosa per le persone. Perlomeno non so ipocrita. Sì. Forse è capitato anche a me qualche bestemmia da giovane nei pezzi con gli altri. Io sono contro la bestemmia. Lo sapevo, contro la bestemmia, ma se è nel tuo modo di essere, di parlare, nella musica ben venga, però sei libero di dirlo. Certo. Capito? Tanto, ma mica t'ha già giudicato io. Fra se ne vanno col vento, fra se ne andranno correndo. Oggi non è il mio momento, fumo nel mentre lo accetto. Sono leggenda, fratello, vedi che tutti lo sanno. Cosa ne pensate dell'attuale situazione politica italiana? E soprattutto, qual è il vostro rapporto con la legalità oggi? Soltanto perché avevo in testa, e ora si è concretizzata, un'alternativa migliore, che faccio una vita nella legalità, ma della legalità in sé, nel momento in cui la legge è stupida e antiquata, non me ne frega un cazzo, nel senso che se ho fatto certe cose in un certo senso non avevo scelte, le rifarei ancora se tornassi indietro. In questi ultimi 2-3 anni in cui comunque ho lavorato, come dicevo prima, e ho cercato di investire nella musica, non ho fatto più certe cose, ma soltanto per paura, in realtà, e per la speranza di riuscirci con la musica, perché non mi ha insegnato niente il percorso che ho fatto in carcere, nel senso che è un sistema medievale quello di punire le persone, basta. Chi secondo te ha fatto uno sbaglio, ma in realtà si tratta soltanto di soldi, di economia, nel senso che tu stai facendo un lavoro che a delle persone non sta bene. Non parlo per me, poi ci sono altri reati ovviamente, ci sono altre cose, però non so, secondo me, guarda soltanto il codice penale, io in carcere me lo sono detto, cioè è ridicolo che un reato come il mio venga punito dai 6 a 20 anni, secondo il codice penale è un reato come la violenza sessuale, parta da una pena più bassa e arrivi a una pena massima comunque più bassa, inferiore, cioè anni, di poco superiore alla minima dello spaccio, certo. Capito? Assurdo. Certo, sono d'accordo con te. Ero dentro in quella cella senza cesso, mi ribecco col mio vecchio che mi chiede cosa prendo, ma mi chiedo cosa c'entra e dice cose senza senso, mentre penso a cosa dire senza dire a cosa penso. Quindi fanculo tutto. Le leggi dovrebbero essere fatte più a misura d'uomo. Esatto. E a proposito di questo, c'è una zona d'ombra in Italia. Le leggi sono le norme dello Stato, ok, sono d'accordo, mi possono anche andare bene. Ma c'è una zona d'ombra dove cose che per la legge sono legali sono ingiuste e sbagliate nella realtà, e cose che sono illegali sono giuste, cioè non giuste. Sono legittime. Sono accettabili, cioè c'è una zona d'ombra che non è ben gestita in Italia, secondo me. Per niente. Vivendo al margine della società, la legalità, cioè in pratica, ma siamo come funnambula. Quindi tra legalità e cose brutte, quindi ma poi tocca a te sapere dove cadere. Quindi poi i rapporti con la legalità io li reputo un fatto mio puramente personale. Al di fuori di questo, l'aspetto politico, sinistro o destra, basta manco pugaz, però ti posso dire al massimo la monarchia, perché voglio tagliare la capurri. E va bene, noi ci siamo. Approfittiamo per salutare tutti, un bacione dal vostro Cicoria, Massimo Pericolo, Vastè e Speranza. Un bacio, voglio brindisi, se ho un bicchiere vuoto. Ciao ciao, voglio. La vostra. La canna. Adesso suona a questa festa che della birra. La birra la festeggio tutti i giorni. Yeah.